Altro giro, altra corsa alla Disney. L'altro giorno all'Investor Day ha annunciato tutti quanti i suoi nuovi progetti per i prossimi 2 anni. E che dire, c'è di tutto. Quindi non ci resta che vedere e giudicare assieme. Ve lo dico subito, io non ho pietà, lo sapete benissimo, è semplicemente la mia modestissima impressione. Sapete bene ciò che penso della Disney e del loro modo di fare affari, non cinema. Quindi ecco, nella speranza che se ne possa cavare qualcosa di buono, vediamo un po' che hanno presentato. Per tutto quanto darò anche un mio punteggio basato sul livello di attesa per il suddetto prodotto. Fatemi poi sapere le vostre nei commenti. Alla numero 10 abbiamo Star Wars The Bad Batch. Le guerre dei cloni sono finite, così anche la pazienza dei fan, che si sono visti prematuramente cancellare una delle uniche cose buone sul fronte guerre stellari pre-corporazione Disney, ossia la serie animata e iperviolenta Clone Wars, dalla mente di Lucas, che ora immagino si starà rivoltando nella sua tomba tempestata di diamanti dopo l'acquisizione del 2012 da parte della Disney, che la cancellò perché c'era il sangue. Nel 2020 un po' di puntate conclusive per evitare il linciaggio da parte dei fan, e ora questo. Uno spin-off su un gruppo di mercenari post-guerre dei cloni, che sa proprio di Mandalorian va bene? E Mandalorian è un mercenario? Alla gente piacciono i mercenari? E in più i gruppi di antieroi stanno andando tantissimo? Oh, soldi! Il livello di attesa per Bad Batch è 1. Ma solo perché voglio essere buono. E alla numero 9, infine, un film sui Fantastici 4, che vengono fatti risorgere dopo 15 anni dai drammatici 4 con Jessica Alba e Captain America vittima di autocombustione spontanea, dopo 5 anni dai Merdastic 4 con Miles Teller che si guarda attorno pensando cosa ho fatto. Ecco, dunque, che i Pleonastici 4 tornano in una nuova avventura, in una nuova veste, con un probabile Annihilus come villain. Il film sarà diretto da uno dei migliori giovani schiavi del ratto, John Watts, ormai dopo aver diretto tutti gli Spider-Man Next Generation, asceso al rango di luogotenente fidato per il piano del perfezionamento delle entrate e annientamento della settima arte. E insomma, il livello di attesa per i Sarcastici 4? 4! No! Alla numero 8, Star Wars Rogue Squadron, che questa appena l'ho letto il titolo mi sono detto bomba! Sarà ispirato alla storia del videogioco omonimo del 98, non so se lo conoscete. Se sì, davvero niente male, perché era avvincentissima. Poi leggo, Patty Jenkins, la regista del film, che dice: il film non sarà ispirato alla storia del videogioco omonimo del 1998. Era ovvio, sarebbe stato troppo sensato, e stiamo parlando della Disney. La regista di Wonder Woman quindi è al lavoro per questo non adattamento a bordo di un po' di X-Wing per combattere i cattivi. Devo dire che le storie di squadriglie ristrette di soldati scelti tendono sempre ad avere il loro fascino. La varietà dei bei veicoli del mondo di Star Wars è uno dei punti forti. Magari non sarà male. Livello di attesa bel 7 sulla fiducia, dai. E alla numero 7, la serie Andor. Esatto, la serie su Cassian Andor, il protagonista assieme a Jyn Erso di Rogue One, bel film. Sarà questa però, da come è stata presentata, un semi-thriller noir spaziale dai tratti action spionaggio, così han detto. Altro. Hanno già cambiato regista, ora c'è Toby Haynes alla direzione di USS Callister, se ricordate, uno degli episodi più brutti di Black Mirror, quindi ottima scelta. Io, scusate, non ho parole, davvero, è una serie su Cassian Andor. Non me ne frega niente se nel film era un buon personaggio, vuol dire, una serie su Cassian Andor, che siamo arrivati a quel punto di disperazione per il denaro, che tra un po' esce una serie spin-off sul tizio che dice a Luke di essere ricercato in 200 sistemi, quello nel 4, 7 stagioni sulla vita dello zio di Luke da agricoltore. Livello di attesa un 2 sulla fiducia, che faccia schifo. E alla numero 6, WandaVision, il trailer ufficiale numero 2. Bene, sul serio, questa vi devo dire, sembra un delirio, ma un simpatico delirio. E a parte il nome WandaVision, che sembra quello di un servizio streaming pirata bellissimo, poi loro due in questa non si capisce bene se simulazione anni 50 in cui vivono, dai risvolti in inquietanti, sono riusciti a dare quel tot di spoiler necessari per far crescere l'interesse senza svelare troppo. Ovviamente fosse tutto artefatto, quel mondo era immaginabile, però bei colori, tratti che saranno, parrebbe, anche comico-grotteschi, almeno spero. Wanda e Visione sono due dei migliori personaggi MCU, a mio modo di vedere le cose, a sto giro, e il mio centesimino che non faccia pena, lo punto. Attesa 7 e un po'. E alla numero 5, la serie What If. Oh, concedo che le uniche possibilità di successo che intravedo
vedo sono quelle in queste serie manco secondarie, terziarie, per cui per qualche ragione attenzione ai bimbi e correttezza sembrano attenuarsi, ma anche pesantemente, permettendo creazioni più adulte. L'immaginario folle di tutte le possibili soluzioni delle serie What If fumettose sono una roba da cui potresti tirare fuori lavoroni. Voglio vedere storie tipo quella Thanos che si unisce agli Avengers, Nick Fury nello spazio, Iron Man nel medioevo con Re Artù, Wolverine vampiro, ste cose. E sarebbe bellissimo, tutte con uno stile diverso, tipo Love, Sex and Robots. Comunque, l'animazione vista per adesso in cel shading è davvero niente male. Livello di attesa, faccio il paxerello. 9. To. E alla numero 4, Ahsoka Tano. Serie spin-off. Oddio santo, spin-off su Ahsoka, la Jedi fan favorite che, devo dire, è anche lei un buon personaggio, come Cassian, no? Sviluppato bene in Clone Wars, ben interpretata da Rosario Dawson, signora attrice con gran trucco credibile tra l'altro in Mandalorian, e va bene, quindi ci fanno una serie animata tutta per lei, che uscirà poi in contemporanea a un'altra serie spin-off, The New Republic, che è... Allora, perché? Perché è un buon personaggio, e fine. Basta, non è che è altro. E è buono perché è relegato all'ambiente di una buona serie nella quale non deve reggere tutta la storia da sola. Le probabilità che una serie come questa funzioni non sono... È già stato visto, bassissime. Comunque meglio di Andor, devo dire, anche se siamo allo stesso livello. 5, ma solo perché mi sento buono. E alla numero 3, The Falcon and the Winter Soldier. Vabbè, qui sapete che a Bucky come personaggio mi sta anche simpatico, ma sapete pure del rispetto che provo nei confronti dei personaggi inutili di queste serie. Una serie su un piccione e un tizio con una mitragliatrice. Non è esattamente questo quello che cerco quando penso a emozioni forti. E se quel piccione è cromato e c'ha lo scudo del Cap, fidatevi che non me ne può comunque fregare una mazza di meno. Il giorno in cui mi sembrerà giusto esultare dicendo "Evviva! Finalmente una serie sui i miei due supereroi preferiti, Falcon e Bucky", sarà il giorno in cui capirò che è arrivato il momento. Quale momento? Immaginatevelo. Siamo al delirio. Fatta bene? Non me ne frega niente. Livello di attesa 10, per vedere che inizia e poi la cancellano dopo una puntata. E alla numero 2, perché tanto sarà in quella maniera, Hayden Christensen tornerà con Ewan McGregor nei panni del vecchio, anzi all'epoca giovane, Darth nella serie su Obi-Wan Kenobi. Permettetemi di dire, l'unica cosa davvero figa di tutto questo, ci conto, non deludetemi. L'unico modo per far avere una serie simile una possibilità di riuscita era appunto che la coppia migliore dell'intera saga tornasse assieme, e soprattutto tornasse McGregor come Obi-Wan, perché è un attore della Madonna, perché è il suo personaggio, perché era scritto bene e saprà come riportarlo in vita. Così Christensen, criticato molto, no, per la sua interpretazione vocale in inglese, pace, lo vedremo doppiato, fisicamente ha reso Anakin indelebile, vi sfido a dire il contrario. Se è brutta, a sto giro ci rimango male sul serio. Livello di attesa 11. E alla numero 1, Loki, il trailer ufficiale. Simpatica, perché Loki è simpatico, alla fine quel bricconcello, e Tom Hiddleston fa sempre piacere vederlo in azione con i suoi sorrisetti da impertinente. È Loki, e che ci volete fare? Disastri con il continuum spazio-temporale, non c'è molto da sapere, con Owen Wilson nei panni di Moebius e la loro divisione segreta dei viaggi temporali. Tra presidente Loki, samurai spaziali, botte da orbi, deliri assortiti, per me a sto giro le possibilità che sia valida o meno sono proprio agli estremi. O sarà davvero divertente o davvero pessimo. Ma che sia noiosa non ci credo mai. O applaudi o prendi a sassate lo schermo, non resterà che vedere. Livello di attesa tra l'1 e il 10. Allora fatemi sapere qua sotto che cosa ne avete pensato, e ci vediamo domani per un'altra top 10.